Il clima in aula Paolo VI è quello di una festa. È stato bello per me entrare in sala con la nostalgia dell'autunno di Buenos Aires. Grazie. La festa per i 75 anni dell'Ispettorato di Pubblica Sicurezza Vaticano, un'eccezione mondiale sancita dal Concordato. Sono gli uomini e le donne della Polizia Italiana a cui è affidata la sicurezza di turisti e pellegrini in Piazza San Pietro sul suolo vaticano, uno stato estero, e quella del Pontefice quando si sposta in territorio italiano. Solerzia, professionalità e spirito di sacrificio. Un lavoro difficile che richiede discrezione ed equilibrio. Garanti della sicurezza di 7 papi, sempre in collaborazione con Gendarmeria Vaticana e Guardia Svizzera. Testimoni della storia, come il momento dell'attentato Giovanni Paolo II. E il profondo senso di responsabilità di concorrere alla sicurezza di una delle più grandi autorità morali del pianeta. Una mostra inaugurata dalla ministra dell'Interno, Lamorgese, ripercorre questi 75 anni, stessa missione, diversi scenari. Abbiamo un periodo di pandemia che ha portato gravi conseguenze economiche e poi c'è un problema di immigrazione che certamente 75 anni fa non era vissuta con questa tolleranza o di intolleranza. L'udienza finisce come è iniziata, con l'omaggio e la benedizione alla banda musicale della Polizia di Stato.